puntata di Assaggio di Stefi e Stefina da vota. Ragazzi, va così, il pezzone ultimamente non c'è voglia di far video e però mi arrivano le munchpack, devo mangiare, cioè devo farle, sennò ma la roba si smarciolisce dentro, che cosa faccio, le accumulo per una volta mangio, faccio un mukbang di 16 ore, no? E quindi anche stavolta mi tocca mangiare la munchpack del mese di... a febbraio l'abbiamo fatta, quindi è di Maprile, questo è marzo-aprile. Ma no, siamo a febbraio. Questa era febbraio, facciamo che è Maprile, che cazzo ce ne frega, siamo talmente avanti che pure dei mesi che ancora devono venire, bellissimo. Allora, cominciamo sotto con una cosa, un grande classico, i trolli, per tutti quelli che trollano. Di solito queste caramelle si trovano in giro in formato piccolo. E sono quelle fatte a hamburger. Questa qua è il formato grande, prima, guardate rispetto alla mano. È bella, ma mi spiace quasi mangiarla, ragazzi. 10 seconds later. Questo lo sai niente. L'insalata. Niente, sono tutte di zucchero, tutto uguale, molto bene. Il formaggio. Niente, molto bene. Questa alla fragola. Questa sa di fragola. E questa ovviamente sa di nuovo del cazzo, perché è uguale al coperchietto di pane. Metto il morso tutto dalla stessa parte, così fa molto panozzo morsicated. Che carino. La cosa bella di questi trolli è la confezione, perché anche nel formato piccolo hanno la confezioncina tipo hamburger. Sono troppo pucci, però non sa del cazzo, quindi l'ho fatta mezza e mezza prova e voto da 1 a 5. 2,5, 3, dai, perché sono generosa. Poi assaggiamo le patozze della marca Boy. Boy Bawang Cornic, gusto Lekon Manuk Flavor. Boh, sarà un pollo, così a intuito, però Lekon Manuk vengono dalle Filippine. Sono filippina! In Filippina ho paura che le confezioni si aprano erroneamente. Ecco, quelle vanno in mano agli italiani e questi risultati. Ma non sono patatine! Ah, è vero, c'è scritto Cornic. Sono tipo calcoli renali. Che cos'è sta roba? Che schifo! Sono semi di mais al sapore di pollo di serie F, però non male. Continuando a mangiare, sono sfizzolini. L'off approved. Voto, ma dirò anche un 5, raghi. Ve lo giuro. Cioè, parto sfiduciata e poi do il 5. Molto bene. Oh, questo me lo sono già sparato, ve lo giuro. È il Laca Oreo. Ed è un cioccolato bianco con dei pezzi di Oreo. È tipo buonissimo. Il cioccolato bianco sapeva di Galak. E poi aveva questi pezzetti marroni che sembravano tocchi di merda, che sapevano di... boh, dicono Oreo, ma sapeva di cacao. Poi proviamo queste caramellonze. Proviamo queste caramellonze al gusto tamarindo. Ora, boh, qualcuno mi dica che cazzo è il tamarindo. Thailandesi, per favore, illuminateci. Cosa stracazzo è il tamarindo? Non lo sappiamo. Sono in confezione singola, che pucce. Assaggiamo. Oh, io non riesco a aprire le confezioni, cioè. Ma che cazzo è? Allora, qualunque cosa sia il tamarindo ha una forma di uno stronzo, come potete vedere. Cioè, sembra proprio... sembra un tocco di merda con le foglioline, molto bene. Il sapore non vi posso dire che è tamarindo, perché io non ho mai mangiato il tamarindo, grazie a Dio. Però sa tipo di... che cazzo sa? Di zucchero, di orzo forse. Ma facciamo anche, no? Lo fanno una prova e devo voto 0,3. Così, perché è simpatico provare una cosa strana. Figurati se non fosse stato simpatico. Ah, poi nella confezione ci sono anche le Smarties. Mamma mia, di che cosa sapranno? Tra l'altro ho studiato Germany. Io pensavo fossero italiani. Vabbè, non le assaggio le Smarties, sono Smarties. Poi abbiamo queste caramelle al gusto kaki. Spero che non facciano caccare, perché già fanno di caco. Non è che si può lamentare se fanno caccare.
Allora, vediamo. Colore arancionino, la confezione sono sempre quelle lì che sembrano dei dadi, vi ricordate che l'assaggiate tipo di tutti i tipi, anguria, pesca, con cose assurde, ce n'era uno buono su 130, vediamo se questo è quello buono, un altro buono. A me il caco fa veramente cacare, ma proprio cacare di brutto, sia il caco che il caco mela, dovrebbero abolirli nel mondo. Buono, sai di pesca. Pesca, giuro. Te, San Benedetto, non estate alla pesca. Lo fa prova ed ho voto 5, incredibilmente. Non fa caccare. Un caco che non fa caccare. Poi abbiamo queste, che sono giapponesi, che l'ho già assaggiata se non ricordo male. Che sono delle tipo dei wafferini al cioccolato ricoperti di una glassina al... Tutto che puzza, cazzo. Una glassina alla banana. Eccole qua. Buono il culo. Che buone. Buonissime. Fuori molto bananose, tipo le caramelle bananine. E dentro sanno di cacao. Merda, non lo so. Però il tutto è molto molto fico, anche perché cioccolato e banana. Ci sta. Poi proviamo le Vidal, che se la memoria non mi inganna, il Vidal è un bagnoschiuma. Ora, perché la Vidal si è data a fare degli stronzetti, delle cannucce aspre, non lo so. Ce lo spiegheranno gli spagnoli. Apriamo. Oddio, sono tutte incollate. Comunque qua non si, qua non si succhia niente. Detto così. Allora, non c'è il buco, che cazzo di cannucce sono? Buone. Sono cazzilletti alla marena. Aspri, quasi niente. L'ho fatto! Voto 4. Sì, sono un po' pizzicosini. Poi proviamo le e frutti. E frutti, share size. Gummy candy. Senza grassi, fat free, food, nut. Magnà. Sono le caramelle ai frutti a forma di animaletti. Vedete? A forma di animaletti vari. Oh, qua c'è anche un autografo dietro. Eccolo qua, lo vedete qua l'autografino, che bello. Sì ragazzi, ma senza Daria, ma chi mi apre le confezioni? Cerco un'apri confezioni da assumere part team. Ok. In tutte le puntate ci deve essere qualcosa che mi fa venire il buco del culo sparito. Questo qua dovrebbe essere un granchio molto speciale. Sapete di cosa sa? Avete presente le bolle di sapone? Quelle della confezione proprio da bambini. Ci mettete il cazzillo e soffiate. L'odore ricorda esattamente un gusto che sto sentendo in bocca. Un po' tipo di saponaria. Ma è disgustoso. Proviamo un altro gusto, magari sono stata sfortunated. Oh, guardate che carino il polipino. Ciao, sono un polipino bellissimo. Ora andrò in bocca della Lufina. Ecco, se lascia. Non andare più in bocca della Lufina. Una merda. Dopo fare una prova e voto meno glippi. E ultima cosa. Ultima cosa, proviamo le potato chip V-Cut, che dovrebbero essere delle semplicissime più gusto. Cioè, vedete, c'è scritto spicy barbecue flavor, vabbè, niente di che, ma andiamole a provare, sono delle filippine anche queste. No, fa prova ed è voto 4. Sono delle normalissime rustiche, leggermente piccantine. Ma la domanda è, perché c'è scritto lacrima qui? Ma tear non vuol dire lacrima. Cioè devo piangere qua? Oh, si sono aperte, vabbè.
provate a chiudere, voglio assaggiare una cosa che non è nella munch pack, però secondo me è fica. Ed ho presa la Pam ed è il succo alla curcuma in spremuta tropicale. Non sono da concentrato. Boh, vabbè, assaggiamo. La marca è Natura Buona. Vediamo se è davvero buona. La confezione è super pulce. Oh, che merda! Che merda! Ma c'è anche lo zenzero! Ma che schifo è! Ma siamo seri? Ma che cazzo ho preso? Spero che almeno faccia bene la curcuma. 100% non da concentrato, succhi e purè di frutti tropicali e curcuma, succo di arancia 43%, succo di ananas 31%, purea di mango, purea di pisalis, spero che non sia purea di pisello, di quel che ha detto, purea di papaya, purea di curcuma, cioè scritto curcuma e curcuma è l'ultimo ingrediente ed è quello che c'è nemmeno, c'è nel 2%, vabbè, è pizzicantina, non lo so, fa schifo, però voglio darci un'altra possibilità. Mamma mia, è atroce. Sa di succo d'arancia, ma quell'arancia proprio chimicazza, anche se non è chimicazza, però concentratissima. È piccante, che sembra ci sia lo zenzero, boh, non lo so. Sicuramente la curcuma sarà tipo una radice tipo lo zenzero, non lo so. Fatto sta che fa cacca, non, se lo prendete perché fa bene, prendetelo, ma per il resto fa veramente cacca. L'offre non è prova ed è voto curcuma. Bene, questo è tutto e ciao dalla fine, speriamo che il prossimo assaggio ci sia Daniel, beh continuo a dirlo, ma il pezzolo se la sta un po' tirando, però in compenso andate a vedere il video, salta, così arriviamo a 200.000 visual ed è obligated a fare una molto regular song e non sono a fuoco, now sì, no, forse sì, salta, vabbè, va bene. Cosa?